Dopo 30 giorni di attività del governo, io credo di poter dire che la situazione del sistema rifiuti in Sicilia si presenta assai grave. Parlare di emergenza di fronte ad un problema che si trascina da 20 anni mi sembra fare un torto alla lingua italiana. Allora, se mi consentite, io ho coniugato un binomio, una emergenza strutturata. È un ossimoro, ma è così, non riesco a spiegarlo in maniera diversa. Inutile presentare alla mia sinistra l'ingegnere Salvo Cocina, che da ieri ha assunto la guida del Dipartimento Rifiuti. Egli ha sufficiente esperienza nel settore, ha gestito anche l'emergenza come responsabile della Protezione Civile. La Giunta lo ha nominato nella sua ultima seduta del 2017. Ho ringraziato il dottore Gremi. Sul fronte dei rifiuti è rappresentato da Bellolampo. Allo stato attuale, guardando al calendario, la scadenza più preoccupante è quella di Bellolampo, è il primo problema. Qui siamo a un punto di non ritorno. Fra un mese, se nulla cambia, buona parte della Sicilia occidentale non avrà più dove scaricare i rifiuti, dove conferire i rifiuti. Ecco, Bellolampo è una discarica pubblica realizzata nel 2013, attivata il 1 settembre del 2013 dal commissario per l'emergenza, dottore Marco Lupo. La sesta vasca è già colma, bisogna subito intervenire per consolidare e tentare di trovare un po' di spazio nella sesta vasca o attivare la vasca 7, per la cui attivazione, mi dicono i tecnici, serviranno almeno 6-7 mesi. E allora questa situazione straordinaria non può essere affrontata con strumenti ordinari. Di chi le responsabilità? Non ho bisogno di sottolinearle a voi, né è mio interesse in questo momento andare a cercare i responsabili o addebitare colpe. Voi siete sufficientemente attenti per capire come stanno le cose, anche alla luce delle esperienze passate. La Regione è competente solo in materia di pianificazione e di controllo.